Silvano Ferri, partita questa 34esima edizione di Mediterranea, Mediterranea che si allarga a tutta la regione Abruzzo, a tutti i prodotti importanti della nostra regione. Ecco, voi sempre presenti con l'olio DOP Abrutino Pescarese. Noi siamo presenti con l'olio DOP Abrutino Pescarese, ma quest'anno c'è una novità. Abbiamo tre serate con gli assaggi di olio. La prima serata questa sera alle 21.30 con gli oli presenti sulle guide enogastronomiche, in particolare Slow Food, Gambero Rosso, oli monovarietali, Merum. L'Abruzzo quest'anno, nonostante un'annata complessa e difficile, ha rappresentato in queste guide oltre 90 aziende e 130 etichette. Questo è un patrimonio da non sottovalutare, è una ricchezza, è un grande lavoro fatto dai produttori che in questi anni hanno investito, hanno fatto grossi sacrifici e soprattutto hanno dimostrato una grande professionalità, perché con condizioni climatiche avverse, con difficoltà, con la lotta ai patogeni, siamo riusciti a dare una qualità che sta sempre più conquistando il mondo. Siamo presenti in Giappone, in Francia, in Germania, in Europa, ma soprattutto abbiamo un grande successo negli Stati Uniti, e che ci sta premiando e riconoscendo le nostre qualità dei nostri oli, che sempre più vengono utilizzati nella preparazione dei piatti, perché con un amaro, un piccante, con un fruttato armonico ed equilibrato si presta in tutti i piatti. Lei rappresenta la DOP Abrutino Pescarese, ma qui è importante sapere che l'Abruzzo ha tre DOP riconosciute, e quanto è importante allora essere uniti, rappresentarlo in questa manifestazione per poi farla conoscere a tutto il mondo. Sicuramente, ma ci sono anche delle azioni che abbiamo messo in campo a livello nazionale e comunitario. Intanto la DOP Abrutino Pescarese aspetta giorni che la Comunità Economica Europea dia la definitiva approvazione alla modifica del disciplinare che riguarda tutto il territorio della provincia di Pescara. Poi a livello ministeriale, Ministero dell'Agricoltura, è in discussione alla conferenza Stato-Regioni la modifica di un decreto ministeriale che permette la costituzione di consorzi unici regionali e interregionali. Da premettere che questa iniziativa siamo stati noi, con la Regione Abruzzo, con i dirigenti della Regione Abruzzo e il Consorzio, a portare avanti presso il Ministero questa richiesta di modifica, che è stata accolta benevolmente e portata, insomma, ai massimi vertici per l'approvazione. Bisogna fare sistema, bisogna fare unità con le tre DOP, con le Camere di Commercio, con il turismo, perché oggi quando vendiamo una bottiglia d'olio vendiamo anche il territorio. Ecco, in due parole per concludere, che cosa vi aspettate da Mediterranea? Da Mediterranea è sempre un momento di confronto, di scambio, di opportunità commerciali, ma soprattutto è anche un momento per ritrovarsi tutti quanti insieme e fare comunità, perché è importante che molte volte ci raccontiamo i successi, le difficoltà, i sacrifici che ogni anno facciamo per portare avanti questo meraviglioso prodotto che è l'olio extravergine d'oliva d'Abruzzo.